Ciao a tutti, il mio nome è Sara e benvenuti in questo nuovo video dove oggi faremo una recensione su una serie di libri da me molto amata, ma sfortunatamente questa recensione non sarà molto positiva. Infatti oggi voglio parlarvi della serie di libri di Sulle tracce di Jack lo Squartatore e voglio insomma dirvi se secondo me vale la pena di leggere questa serie o no, siccome domani usciranno in italiano i primi 3 volumi della serie. Questa serie è stata scritta da Harry Maniscalco ed è composta da 4 volumi, che in italiano si chiamano Sulle tracce di Jack lo Squartatore alla ricerca del principe Dracula, In fuga da Harry Houdini, che titolo in italiano, e A caccia del diavolo. Quest'ultimo uscirà l'11 novembre. E poi ci sarebbe una novella, che è La nascita del principe, che ho scoperto che daranno se preordinate il primo libro sul sito di Mondadori, mentre se preordinate il secondo e il terzo libro vi danno in regalo una candela. Prima di tutto parliamo di che cosa parla questa serie. Questa serie è considerata sia dal pubblico che da Goodreads che dall'autrice, che rimane Scalco, una serie di genere romanzo storico e young adult, ossia una serie per giovani adulti. Ma come vedrete io ho anche da ridire a riguardo. Comunque la serie segue la nostra eroina, la nostra protagonista, Audrey Rose Wordsworth. Io e questi cognomi non li saprò mai dire, comunque va bene. Che è una 17enne londinese di una famiglia molto benestante che vive alla fine del 1880, quindi in epoca vittoriana, quindi in un periodo in cui la donna non aveva molte possibilità di espandersi dal punto di vista lavorativo, che però ha una passione per il mondo dei morti. Infatti la nostra protagonista Audrey Rose si affiancherà allo zio Jonathan nel suo lavoro di medico legale, in particolare negli omicidi connessi, nel primo libro, a Jack lo Squartatore. Però quale storia young adult sarebbe se non ci fosse un interesse amoroso maschile? Infatti nel primo libro conosciamo Thomas Creswell, che io definisco essere proprio il tipico interesse amoroso young adult, perché non c'è un cazzo di originale. In ogni caso sti due diventeranno una coppia di investigatori, cercheranno appunto nel primo libro di risolvere il caso di Jack lo Squartatore. Senza fare troppi spoiler, nel secondo volume loro due andranno invece in Romania, secondo me un'ambientazione molto molto interessante e particolare, in una scuola specializzata in medicina legale, dove anche lì inizieranno a essere commessi degli omicidi. Nel terzo volume invece, con un titolo altrettanto clickbaiting a mio parere, perché di Harry Houdini si parla veramente poco, così per dire, i nostri protagonisti e lo zio Jonathan sono in una nave che li porta in America e manco fossimo in un episodio della Signora in Giallo, la gente viene uccisa. Tra il terzo e l'ultimo libro ci sarebbe la novella, quella del, come si chiama adesso la novella, della nascita del principe oscuro, che io vi dico leggetela se siete solamente fan di Thomas, perché in realtà non è che porta tanto in più alla trama. E finalmente poi l'ultimo volume, che uscirà appunto l'11 novembre, di cui mi vedrete sclerare malissimo in un vlog. I nostri due protagonisti sono tra New York e poi a Chicago a fare qualcosa, raga, perché non si sa realmente bene a fare cosa, perché io ancora che ho finito il libro non ho ancora capito. Detto ciò, spezziamo subito la lancia, si dice così? Non lo so, comunque diciamo subito dall'inizio: vale la pena leggere questa serie? Secondo me a lungo andare no, ovviamente dipende tutto da cosa voi vi aspettate da questa serie. Personalmente io ho seguito la serie da quando è iniziata e l'ho tanto tanto amata, ma l'ho anche vista tanto decadere sotto i miei stessi occhi, perché io ho seguito ogni uscita di ogni libro e ho aspettato ogni libro con tanta tanta ansia, e ogni libro mi ha sempre più deluso, perché se voi andate sul mio Goodreads e guardate quante stelline ho dato a ogni libro, vedrete che il primo ne ha 5, il secondo ne ha 4, il terzo ne ha 3, la novella ne ha 2 e l'ultimo ne ha 1, proprio a scala, perché secondo me c'è stata proprio una decadenza di questa serie. Detto ciò, è ovvio che ognuno di noi ha i propri gusti e le proprie preferenze in merito di trama, in merito di personaggi, in merito di stile, ed è ovvio che quello che dà fastidio a me può non dare fastidio a voi, ma anzi a voi potrebbe piacere e potrebbe farvi emozionare e potrebbe essere la vostra cosa preferita al mondo. Ma io personalmente con questi libri, soprattutto con l'ultimo, mi sono sentita effettivamente molto molto presa per il culo. Il primo libro della serie, ossia quello su Jack lo Squartatore, secondo me merita davvero davvero tantissimo, soprattutto per gli amanti dei serial killer, per gli amanti dell'ambientazione vittoriana e londinese o inglese in generale, e per chi ama un'ambientazione storica. Infatti l'autrice era riuscita a farmi amare tantissimo queste tre cose. Mi ricordo che mi ero totalmente immersa in questa città, in questa ambientazione, ed ero con l'ansia, col cuore in gola, perché volevo prima di tutto sapere chi era Jack lo Squartatore, volevo sapere di più sul caso, volevo scoprire di più sulla famiglia di Audrey Rose, volevo sapere un sacco di cose. L'autrice era anche riuscita a farmi innamorare del personaggio di Audrey Rose, perché era un personaggio che andava al di fuori delle regole maschiliste, patriarcali del tempo, dell'epoca vittoriana,
vittoriana, restando però al tempo stesso femminile, perché appunto faceva un lavoro prettamente maschile, quindi facendo il medico legale, tagliuzzava corpi, tutte quelle robe là, però al tempo stesso amava i vestiti, si beveva il tè con la cugina, cioè tutte cose molto femminili, però tagliuzzava corpi. Quindi c'era questa dicotomia di cose che me la faceva amare moltissimo. E poi il finale mi aveva stupito, io avevo amato il finale, anche se avevo indovinato chi era il cattivo, chi era il killer, chi era Jack lo squartatore, cioè io l'avevo capito a un certo punto, mi aveva comunque scioccato. Il finale ero rimasta scioccatissima, felicissima, e non vedevo l'ora di leggere il seguito, tanto che l'ho comprato subito dopo, solo che leggo il secondo e rimango già delusa. Infatti già nel secondo volume l'autrice ha fatto quello che per me è stato lo sbaglio dell'intera serie, cioè ha deciso che la storia d'amore era più importante del caso che i due dovevano risolvere. Io ho comprato questi libri non per la storia d'amore, ma per il caso. Ho comprato questi libri non per leggere un romanzo rosa, non solo perché i romanzi rosa non sono il mio genere, ma soprattutto perché Audrey Rose e Thomas, in mia modesta opinione, non sono un granché come coppia. Nel terzo libro, poi, la loro storia d'amore inizia a diventare veramente il fulcro dell'intero libro. E non voglio spoilerarvi quello che succede nel terzo libro, ma inizia veramente a diventare pesante come tutto quello che succede nel libro sia solo concentrato su di loro e il caso sia praticamente dimenticabile. Per non parlare del quarto libro, che io ho finito 2 giorni fa, dove nel quarto libro non c'è nessun caso. Ripeto, non c'è nessun caso. Nel senso, il caso c'è, ma può essere raccolto in 50 pagine su 450. Tra l'altro il caso parte a pagina 300, credo, e finisce a pagina 350 forse. Tra l'altro anche lì, per non parlare di chi ha scelto per essere il killer, vedrete nel vlog che uscirà a novembre. Però vedrete, posso capire che molti lettori possono amare la loro storia d'amore e possano tifare per loro, però siccome già dall'inizio del libro è ovvio che loro finiranno insieme, perché è palese, perché mi fai tutta questa cosa? Cioè, o non li rendi palesi dall'inizio e allora mi fai un bello slow burn e posso capire, ma siccome sono palesi dall'inizio e già alla fine del secondo libro succede quel che succede, perché tutto il resto? Parlando poi dei personaggi, nel corso della serie nessuno dei personaggi ha avuto una crescita dal punto di vista personale, secondo me per 2 motivi. Il primo motivo è che in 4 libri non c'è stato un granché di corso temporale, perché i 4 libri si intercorrono in 5-6 mesi, che effettivamente è un po' poco, e secondariamente perché non c'è nessun motivo di crescita. Tutto quello che fanno è risolvere dei casi, anche se secondo me non li risolvono, perché poi i casi si risolvono da soli e anche qui ci sarebbe molto da dire. Comunque va bene, questa qua è un'altra storia che non vi posso dire perché sennò vi dovrei spoilerare, ma va bene. I suddetti casi poi tra l'altro non danno nessuna possibilità a Audrey Rose o a Thomas di crescere caratterialmente, non danno loro la possibilità di capire qualcosa su loro stessi. Anche il primo caso che loro risolvono, quello su Jack lo squartatore, dovrebbe dare a Audrey Rose in particolare una crescita in qualche modo caratteriale, soprattutto non la fa crescere per niente, anzi la fa peggiorare molto anche. Infatti Audrey Rose credo che sia anche il peggior personaggio di sempre. Infatti lei parte, come vi dicevo prima, come una protofemminista, potremmo dire, nel primo libro. Nell'ultimo mi è quasi sembrata omologata alla società, neanche quasi vittoriana perché non è neanche più a Londra, ma alla società in generale. Non che ci sia niente di male a essere omologati alla società, per carità, ma non ho più ritrovato lo stesso sentimento, la stessa rappresentazione in cui mi rivedevo io. Sono felice, però vi devo dire questa cosa, che la scrittrice abbia voluto dare una disabilità a Audrey Rose, questa cosa sicuramente sì, sono molto felice di questo. Per il resto una merda, eh. Thomas per me invece è peggiorato anche lui, diventando ancora più saccente rispetto a prima. Prima era saccente, ora è ancora più saccente perché ora sa risolvere casi. Wow! Per lui io sinceramente ho provato pena solamente durante il terzo libro, perché se prima Audrey Rose e Thomas erano così, magari erano alla pari, no? Nel risolvere casi, poi Audrey Rose nel terzo libro diventa qua e lui va giù perché cose che succedono, quindi ho provato un po' di pena perché poveretto, diciamo che non se la passava molto bene nel terzo libro, però poi quando il terzo libro è finito è tornato a essere una testa di cazzo e quindi ho detto vabbè. Quindi è tornato nella mia lista dei personaggi più insopportabili della vita. E in generale è un tipico personaggio maschile young adult sulla stessa linea di Jace Weiland di Shadowhunters. In tutto ciò, per quanto riguarda Thomas, non dimenticherò mai una scena nel secondo libro, non ve la racconto, ma per chi l'ha letto è una scena che me l'ha fatto moltissimo odiare. Io vi giuro che non capisco come più persone non lo odino dopo questa scena. Vi dico solo la scena di lui disteso nell'obitorio per
favore, cioè come fate a non odiarlo dopo quella scena? Come non fate a odiarlo? Cioè, regà! Anche lo stile di scrittura, secondo me, è molto peggiorato andando avanti con i libri. Nel primo libro della serie ricordo di essere stata molto affascinata dalle descrizioni non solamente ambientali di Londra e nel secondo libro della Romania, ma anche di tutti gli attrezzi, no regà, forse non si dice così, scusate, non è la parola giusta. Insomma, tutte quelle cose che si usano per fare le incisioni e lavorare nel corpo umano quando è morto per fare l'autopsia. Negli ultimi due volumi queste cose sono venute non a mancare, sono proprio scomparse. Per dare spazio, secondo voi, a cosa? Avete indovinato? Esatto, alla storia d'amore. No, ma non solamente a quella, no no, ai vestiti, alle cose del matrimonio, ai biscottini, all'amore e a questo. Inoltre, se voi mi chiedeste quali sono le tematiche di questi libri, perché alla fine io credo che un libro dovrebbe avere delle tematiche, no? Dei temi che ti porti dietro quando lo finisci, o almeno solitamente così. Questi libri non li hanno, cioè almeno io non li ho trovati. Ovviamente, se non vogliamo contare il tema non diventare un serial killer, pure anche se sei una ragazza puoi fare il medico legale. Non dico che tutti i libri debbano avere un tema, però la maggior parte dei libri li hanno. In generale, se quello che cercate è una serie di libri ambientata nel passato, nell'era vittoriana, con pochi omicidi in mezzo e una storia d'amore, questa qui è sicuramente la serie che fa per voi. Se invece cercate, come avevo fatto io, qualcosa più simile ad Agatha Christie oppure a Sherlock Holmes, che tra l'altro poi Audrey Rose e Thomas sono sempre comparati ai John Locke, più che altro dai fan della serie però, magari una serie di libri con delle persone giovani che per forza non sono degli investigatori ma che appunto sono dei medici legali che risolvono casi un pochino diversi. Non è la serie che fa per voi a lungo andare. Leggetevi il primo, al massimo il secondo. Ovviamente questa qua è la mia opinione, secondo i miei gusti, secondo quello che io penso, quello che io ho provato. Se avete già letto la serie, fatemi sapere cosa voi ne pensate con un commento qua sotto. Se voi leggerete la serie o quando l'avrete letta, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qua sotto. Noi ci vediamo presto con un nuovo video e bye.